Adesso sentiamo ecco, la relazione del professor Yves Chiron, direttore del dizionario di biografia francese, <coughs> dal Vaticano I al Vaticano II, I pontefici dinanzi ad un possibile concilio. L'autore non può essere presente per sopraggiunti problemi inderogabili di famiglia, ma la sua relazione sarà letta da Fra Juan Diego, che è anche il traduttore dal francese di questo valido contributo, anch'esso che si vuole collocare soprattutto da un punto di vista storiografico. Maria? Allora, non sono il traduttore, ma mi è stato chiesto di controllare la fedeltà del testo italiano all'originale all francese. Dal Vaticano I al Vaticano II i progetti di Pio XI e Pio XII. Il concilio convocato in Vaticano il 29 giugno 1868 da Pio IX ha avuto la sua prima sessione l'8 dicembre 1869 nella Basilica di San Pietro. Il fine di questo concilio, come diceva il breve decreto d'apertura, era la propagazione e l'esaltazione della fede e della religione cattolica, l'estirpazione degli errori che si diffondono, la riforma del clero del popolo cristiano, la pace universale e l'unione di tutti. Una commissione dottrinale e altre commissioni preparatorie avevano approntato degli schemi, progetti di decreti, sia su soggetti dottrinali, sia su questioni disciplinari. Il Concilio non poteva avere che quattro sessioni. Solo due Costituzioni dogmatiche poterono essere discusse e promulgate: la Dei Filius, il 24 aprile 1870, Costituzione dogmatica sulla fede cattolica. E la prima Costituzione dogmatica sulla Chiesa Pastor Eternus, promulgata il 18 luglio 1870, incentrata sul primato romano e che definisce il magistero infallibile del Pontefice. Come noto, in seguito alla guerra tra Francia e Prussia e al ritiro delle truppe francesi stazionate a Roma, L'esercito di Vittorio Emanuele II invase gli ultimi territori degli stati pontifici e la stessa città di Roma il 20 settembre 1870. Questi territori della Chiesa furono annessi al Regno d'Italia il 9 ottobre in seguito ad un plebiscito. Era la fine del più antico Stato d'Europa per la successione ininterrotta dei suoi sovrani. Pio IX si considerò da allora prigioniero e i suoi successori immediati, Leone XIII e Pio X, pensarono altrettanto. Questi sconvolgimenti storici delle condizioni d'esistenza della Santa Sede e del Papa portarono alla sospensione dei lavori conciliari, come continuare i lavori con le truppe di occupazione quasi alle porte della Basilica di San Pietro. Pio IX si rese conto che la libertà del Concilio non era più assicurata e il 20 ottobre dichiarò la proroga sine die del Concilio. Il Concilio Vaticano rimaneva incompiuto, restavano 51 schemi, 23 su argomenti dottrinali, 28 su questioni disciplinari. Tutti questi lavori preparatori non restarono inutilizzati. Se nessuno dei successori immediati di Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Previde di riaprire il Concilio incompiuto, alcuni degli schemi preparatori furono indubbiamente utilizzati nel loro insegnamento e nel loro governo della Chiesa. Uno schema della Commissione dottrinale riguardava la dottrina cristiana del matrimonio, che era opportuno ricordare e difendere contro gli sconvolgimenti introdotti dalle leggi civili di molti Paesi. Leone XIII consacrerà a questo proposito un'enciclica, Arcanum Divine, la prima enciclica sul matrimonio. Altri esempi, il 26 luglio 1870, un progetto di costituzione sulle missioni era stato consegnato ai Padri Conciliari. Il capitolo terzo raccomandava la formazione di un clero indigeno e ne presentava le giustificazioni sia eclesiologiche che storiche. Questo sarà l'insegnamento di Benedetto XV nella sua grande enciclica missionaria, Maximum Illud. Infine, senza enumerare altri casi evidenti di continuità, si rileverà ancora che l'unione e l'attuazione dei molteplici dati canonici esistenti erano stati richiesti al Concilio da numero, numerosi vescovi. Pio IX, decidendo l'elaborazione di un codice di, diri di diritto canonico, soddisferà questo voto. E i lavori delle commissioni preparatorie del Concilio Vaticano I, soprattutto quello per la disciplina ecclesiastica e quello dei religiosi, hanno potuto essere utilizzati nella redazione del codice di diritto canonico. Monsignore Cecconi aveva fatto notare che gli schemi della commissione dei religiosi, cito, formano quasi un vero corpo di diritto ad uso dei regolari. Il progetto di Pio XI. Fu Pio XI che progettò di convocare un nuovo concilio ecumenico o perlomeno di riprendere il concilio incompiuto nel 1870. Nella sua prima enciclica Ubi Arcano, promulgata il 23 dicembre 1922, qualche mese dopo la sua ascensione al pontificato, egli si era rallegrato di aver visto affluire a Roma, in occasione del ventiseiesimo congresso eucaristico internazionale, e successivamente alle cerimonie che hanno segnato il terzo centenario della Congregazione de Propaganda Fide, quasi tutti i cardinali del mondo e centinaia di vescovi provenienti dal mondo intero. Questo, cito, incontro fraterno fra tanti pastori di parti così disparate dell'unico ovile, scriveva il Papa, lo aveva fatto riflettere sulla possibilità di un convegno almeno virtualmente generale dell'Episcopato. In questa enciclica programmatica del suo pontificato, questo annuncio non è marginale. Il Papa gli dedica quattro paragrafi, ma si noti la prudenza della formula. Pio XI non ha utilizzato il termine concilio ecumenico, ma riunione almeno virtualmente generale dell'episcopato. Ciò significa che non avrebbero potuto, potuti essere convocati tutti i vescovi del mondo intero, ma soltanto dei rappresentanti dell'Episcopato di ogni continente e di ogni nazione. In compenso, il Papa manifestava la sua speranza di veder realizzato questo progetto in occasione dell'imminente anno santo, ossia nel 1925. Pio XI fissava un programma generale di questo concilio, cito, la ripresa e la continuazione del concilio ecumenico aperto da Pio IX. Ma facendo anche allusione alla Prima Guerra Mondiale, si sarebbe trattato di applicare i rimedi più appropriati dopo un tale sconvolgimento della società umana. Se Pio XI avesse annunciato in maniera un po' troppo ottimista una possibile data di riunione, in occasione dell'anno santo, due anni più tardi, avrebbe proceduto a una valutazione rigorosa e a una consultazione progressiva e prudente. Riprendere i lavori del Concilio Vaticano I era alla fine del 1922 un progetto che gli era caro, ma prima di decidere e procedere alla convocazione, il Papa, essendo uno storico e archivista di formazione, volle fare un bilancio del materiale esistente, ossia degli archivi conciliari, schemi, resoconti delle discussioni, eccetera, lasciati inizialmente da parte del Concilio. Fece pertanto aprire le due stanze situate nel cortile detto del triangolo, dove erano stati esposti gli archivi conciliari. Le chiavi furono ritrovate non senza difficoltà. Pio XVI visitò i luoghi il 21 marzo 1923. Accompagnato da uno dei suoi segretari, Monsignor Confalonieri, da Monsignor Angelo Mercati vice prefetto degli archivi segreti del Vaticano e da Monsignor Bianchi Cagliesi pronotaio apostolico e canonico della Basilica di San Pietro visita commovente dopo tanti anni ha notato Monsignor Vanini l'altro segretario di Pio XI che fu presente alla seconda visita il giorno seguente per la luce ci si doveva servire di una candela una delle prime decisioni del Papa sarà di far installare l'elettricità poi ordinò di procedere a un inventario dei documenti conservati in queste due stanze. A questo fine fu costituito un gruppo ristretto di teologi e di prelati. Senza essere istituito ufficialmente esso ricevette già il nome di commissione per il concilio vaticano. Questa commissione comprendeva due teologi francesi, professori a Roma, i padri Hugon, domenicano, l'Epicier, dei servi di Maria. Il padre Tacchi Venturi, un gesuita italiano, e Monsignor Bianchi Cagliesi, già citato, scelto perché familiare di questi luoghi. I quattro in questione furono convocati il 25 aprile 1923 dal Cardinal Gaspari, segretario di Stato, che spiegò loro il fine della loro missione. Il padre Lepissier fu nominato presidente di questa Commissione che restava ufficiosa. Il 27 aprile i membri della Commissione visitarono per la prima volta le stanze dove erano conservati gli archivi del Concilio Vaticano. Poi, nei giorni seguenti, cominciarono a fissare la lista degli schemi e dei documenti preparatori che vi si trovavano. Il 23 maggio, del, nel corso di un concistoro, più undicesimo rese partecipi per la prima volta i cardinali del progetto del Concilio. Richiese i loro pareri per iscritto sull'opportunità di convocare un concilio generale e sulla possibilità di convocarlo nel corso dell'imminente anno santo. Agli inizi di giugno il cardinale Gaspardi reiterò l'invito indirizzando una circolare a tutti i cardinali della Curia. Era auspicabile una risposta scritta prima del 29 giugno. Un programma in quattro punti. La Commissione svolse una prima riunione di lavoro il 4 giugno nella Curia generale dei Servi di Maria. In seguito ebbero luogo altri incontri. L'11 giugno il gruppo dei quattro fu ricevuto in udienza privata dal Papa che comunicò loro le sue direttive. Il più undicesimo ricercava un inventario dettagliato delle fonti esistenti negli archivi conciliari ma anche una valutazione precisa delle questioni che il Concilio Vaticano non aveva avuto tempo di trattare e che avrebbero potuto essere oggetto di un futuro Concilio. L'inventario già cominciato fu perseguito e compiuto nelle settimane seguenti. Esso comprese 12 pagine dattilo scritte. La Commissione redasse anche un primo programma sommario delle questioni che il futuro Concilio avrebbe potuto trattare. Questo programma fu tracciato a partire dal giugno 1923. Primo, Defide non si trattava tanto di definire nuovamente i rapporti tra la fede, la ragione e la rivelazione, la prima Costituzione dogmatica del Vaticano I l'aveva già fatto, ma di mettere in luce i danni attuali che correva la fede e di mettere in guardia contro gli errori dottrinali moderni. Secondo, De Codice internazionali. Sulla possibilità di definire dei principi generali sui diritti dei genti, ius gentium, e delle regole di condotta per la Chiesa nei suoi rapporti con gli Stati in materia di relazioni internazionali. Terzo, De, de Azione Cattolica, grande sollecitudine di Pio XI, che sarà chiamato il Papa dell'Azione Cattolica. Quarto, De Orientalibus. La sorte e l'organizzazione delle Chiese d'Oriente, cattoliche orientali unite a Roma, erano già state fortemente presenti nei lavori preparatori del Concilio Vaticano I. Tale questione restava una delle grandi sollecitudini del Pontificato di Pio XI, sin dall'inizio, non senza la speranza di vedere i russi ortodossi ritornare all'unità cattolica. Il 22 ottobre 1923 Pio XI faceva inviare dal suo segretario di Stato una nuova lettera indirizzata questa volta a tutti i cardinali, arcivescovi e vescovi residenziali, prelati e abati nullius, invitandoli a manifestare i loro pareri in tutta libertà sull'opportunità di riaprire il Concilio Vaticano I. I temi da trattare sarebbero stati comunicati loro ulteriormente. Dovevano rispondere entro sei mesi. Sembra, ma la questione deve essere ancora approfondita, che il Cardinal Gaspari fosse reticente alla prospettiva di veder riunito un nuovo concilio. A due riprese, nel corso degli, anni ultimi, degli ultimi mesi del 1923, sembra voler sospendere i lavori della Commissione, ritenendo che il suo lavoro era terminato e che la questione ormai riguardava solo il Papa. Più undicesimo in questo periodo... Fu davvero lungimirante. Ricevendo nel novembre 1923 il padre Hugon, chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro. Egli mi ha detto, scrive costui, che la nostra Commissione continua ad avere pieni poteri in tutto ciò che concerne la preparazione remota del Consiglio. Più tardi sarà istituita una grande commissione per la preparazione più immediata e il Santo Padre allora deciderà se la nostra commissione deve continuare o essere assorbita nell'altra. Ma nell'attesa dobbiamo occuparci di tutto ciò che riguarda i quattro punti chiave già segnalati, de fide, de codice internazionali, de azione cattolica, de orientaribus. In questo periodo il progetto del Concilio di ripresa del Concilio rimaneva costantemente a cuore a Pio XI, anche se la sua realizzazione gli sembrava ancora lontana. Nel marzo 1924, ricevendo in udienza il padre d'Erbigny, gesuita francese che aveva nominato a capo dell'Istituto Orientale, fissò tra gli obiettivi dell'Istituto quello di preparare dei prelati, cito, in grado di trattare la questione del ritorno dei fratelli dissidenti, gli ortodossi, in un futuro concilio ecumenico. Fine citazione. Le opposizioni. Quando nei mesi seguenti cominciarono a pervenire le risposte dei cardinali e vescovi alla consultazione dell'ottobre 1923, Pio XI le esaminò attentamente. La sera, coadiuvato dai suoi segretari, lesse o rilesse le risposte ricevute e le classificò in quattro categorie: semplice, semplice approvazione del progetto, motivato, approvazione motivata, dilatorio, progetto giudicato inopportuno del, nella situazione attuale. Sui 1.165 membri della gerarchia ecclesiastica che erano stati consultati, 154 non inviarono alcuna risposta ma per alcuni fu perché avevano dato una risposta collettiva più di 900 giudicarono opportuna la riapertura del concilio Vaticano I una sessantina ritenne necessario prorogare una tale eventualità 34 soltanto si dichiararono completamente ostili tra i cardinali ne emersero due aventi pareri motivati fortemente ostili il cardinal Frurwitz e Bill Billot il Cardinal Furwitz, ex maestro generale dei Domenicani, stava per essere nominato Gran Penitenziere da Pio XI. Il gesuito Louis Biot era un filosofo e teologo imminente e gli aveva giocato un ruolo importante presso Pio X che lo aveva creato cardinale. Gli argomenti dei Cardinali Furwitz e Biot meritano, meritano di essere esaminati. Il Cardinal Furwitz riteneva che anche sul piano dottrinale non c'era bisogno di un concilio per trattare le questioni da esaminare e citava l'esempio del dogma dell'immacolata concezione che Pio IX aveva potuto definire senza ricorrere al consenso dei Vescovi riuniti in un concilio generale. Il Cardinal Bigliò manifestava una certa inquietudine che riecheggerà in seguito è impossibile, cito, di simulare l'esistenza di divergenze profonde in seno allo stesso Episcopato sulle questioni sociali, politiche o economiche nei loro rapporti con la morale e con la regola della fede. Egli temeva le discussioni che rischiano di estendersi e prolungarsi indefinitamente. Un altro cardinale, Erle non ostile alla convocazione di un concilio segnala tuttavia un dato di fatto che gli sembra inquietante la Chiesa manca, secondo lui, di teologi che siano al corrente della tradizione teologica del passato egli lamenta la preponderanza della sola scuola tomista ma l'argomento più polemico e più lucido e premonitorio, diranno alcuni viene dal Cardinal Billot, cito Infine, ecco la ragione più grave, quella che mi sembrerebbe militare assolutamente per la negativa. La ripresa del Concilio è desiderata dai peggiori nemici della Chiesa, cioè dai modernisti, che già saprestano, come ne fanno fede gli indizi più certi, approfittare degli stati generali della Chiesa per fare la rivoluzione il nuovo 89 oggetto dei loro sogni e delle loro speranze. Inutile dire che non riusciranno, ma noi rivedremo i giorni tanto tristi della fine del pontificato di Leone XIII e dell'inizio di quello di Pio X. Vedremo ancora peggio, e sarebbe l'annientamento dei felici frutti delle encicliche a che li aveva ridotti al silenzio. Fine citazione. Egli temeva anche i dibattiti troppo lunghi, un concilio interminabile. E allora quale agitazione, cito, quale rumore, quale disordine, che lunga sofferenza in tutta la Chiesa, fine citazione. Il Cardinal Bio poneva altresì l'attenzione sul campo mediatico del futuro, eventuale concilio, le perturbazioni e le interferenze che non avrebbero mancato di provocare la stampa e l'opinione pubblica. Cito, certo, la legge del segreto è sempre difficile da osservare in una dunanza numerosa. Quanto più in un'assemblea di duemila persone, assediate da un nugolo di giornalisti ed ogni paese muniti di tutti gli strumenti che la scienza e le abitudini moderne mettono a loro disposizione. Se vi saranno discussioni troppo vive, incidenti spiacevoli dentro o fuori dell'Aula conciliare, la loro ripercussione sarà immediata e immensa. Fine citazione. Si può pensare che Pio XI non avesse dimenticato tutti gli argomenti allorché prenderà la decisione di sospendere la commissione preparatoria. Da parte loro i due teologi della commissione redassero, ciascuno secondo l'intenzione del Papa, una nota che stabiliva la lista dettagliata delle questioni che il futuro concilio avrebbe dovuto trattare secondo loro. Le due liste più dettagliate del suscitato programma in quattro punti non sono identiche, ma sono molto simili. Il padre Caprile è riuscito a stabilire una lista dettagliata e sistematica delle 39 questioni individuate dai due teologi. Oltre ad alcuni punti essenziali della dottrina cristiana, la Trinità, l'incarnazione, la salvezza, la grazia, da ricordare e difendere, una parte programmatica avrebbe compreso anche due questioni che avrebbero potuto essere oggetto di una definizione dogmatica, l'assunzione corporea della Vergine Maria e quella della sua mediazione universale. Poi, successivamente, il Concilio avrebbe potuto inserire nel suo programma le questioni sulla Chiesa, la sua natura, i poteri, la sua relazione con i poteri civili, della regalità sociale di Cristo su un eventuale codice internazionale, sulla società delle nazioni, sull'azione cattolica, sull'educazione e infine sul ruolo e il posto delle donne nella società. Si notano dei cambiamenti tra queste proposte successive dei programmi, una questione come quella di un piccolo catechismo universale inscritta Inizialmente nel programma di un futuro concilio, non vi figura in seguito, senza dubbio perché il cardinale Gaspari vi accordava una grande importanza e preferì prendere lui stesso l'iniziativa in questo stesso periodo. In compenso, l'argomento dei flagelli del socialismo e del comunismo è finalmente messo all'ordine del giorno di un futuro concilio. Pio XI rinuncia. Questi temi o questioni dovevano essere comunicati sotto sigillo di segreto a diversi professori delle università pontificie e a teologi di differenti nazioni. Fu redatta pertanto una lettera tipo per presentare agli esperti che sarebbero stati consultati il fine del concilio: esporre, illustrare e difendere la dottrina cattolica. Cattolica doctrina exponatur illustratur adque defendatur. Ma questa lettera non fu mai inviata e gli esperti mai consultati. Malgrado il parere favorevole della maggior parte dei vescovi del mondo intero e della quasi totalità dei cardinali, e nonostante i lavori preparatori già ben avviati, il progetto del Concilio ecumenico fu alla fine abbandonato e molto brutalmente. Nel maggio 1924 la commissione fu sospesa sine die e il suo presidente, che lo aveva certamente meritato, fu ricompensato del buon lavoro svolto con la consacrazione episcopale e la nomina come visitatore apostolico in India. Pio XI accarezzò dunque il progetto del concilio per meno di due anni anche se le ragioni precise che gli hanno fatto rinunciare adesso non figurano in alcun documento e non sono state riportate da testimoni si può provare a determinarne alcune vi è anzitutto una ragione di circostanza o di opportunità senza dubbio un nuovo concilio ecumenico non poteva essere riunito in Vaticano fintanto che la questione romana non fosse stata risolta Essa lo sarà soltanto nel 1929, ma le discussioni segrete in proposito sono cominciate ben presto, dal gennaio 1923, anche se i negoziatori hanno cominciato soltanto nel 1926. Si comprende che per più undicesimo la realizzazione di questo accordo con lo Stato italiano era prioritaria in rapporto con un ipotetico concilio. Ci furono certamente delle ragioni propriamente religiose o ecclesiali. Le risposte dei cardinali alla circolare dell'ottobre 1923 sono note. Le argomentazioni come quelle del Frurwitz e di Billot saranno state probabilmente prese in considerazione da Pio XI. Invece le risposte dei vescovi non hanno potuto ancora essere studiate in maniera sistematica. Si può formulare l'ipotesi che all'esame dei pareri divergenti e, mul e multipli dei vescovi del mondo intero, più undicesimo, restò sorpreso del livello spirituale che scopriva in certi settori della Chiesa e delle richieste avanzate da certi prelati. Se se ne ha perlomeno una testimonianza concreta da una fonte diplomatica, l'Episcopato degli Stati Uniti si sarebbe presentato tutto disposto. Disposto, cito, a partecipare a un concilio ecumenico a condizione che il codice canonico fosse rivisto in maniera da lasciare maggiore iniziativa agli ordinari e diminuire i poteri dei funzionari romani. Fine, citazione. Pio XI avrebbe potuto temere che la riunione di tanti vescovi a Roma di pareri discordi avrebbe creato un'effervescenza difficile da controllare. Si deve sottolineare ancora una cosa: la commissione preparatoria sospesa sine die nel maggio 1924 non sarà più riunita. Ma le risposte dei vescovi alla circolare dell'ottobre 1923 continueranno a pervenire a Roma, almeno fino al marzo, marzo 1925, e saranno esaminate dal Papa. Se Pio XI ha rinunciato al suo progetto del Concilio abbastanza rapidamente, i programmi che sono stati elaborati e i pareri che ha ricevuto non sono stati scartati. Alcuni temi trattati dai padri Hugon e Lépicier nei loro programmi per un concilio, l'azione cattolica, l'educazione, il matrimonio, il comunismo, saranno oggetto delle grandi encicliche di Più Onicesimo. Nonostante non si sia potuto ancora condurre uno studio sistematico, si può pensare perlomeno a titolo di ipotesi che alcuni lavori della commissione esploratoria, se non altro le grandi linee eh, tracciate, hanno potuto essere utilizzate nella redazione di queste encicliche. Rinascita di un progetto. Alla morte di Pio XI rinasce l'idea di un nuovo concilio ecumenico e altresì una proposta comune della letteratura giornalistica che comparve nel periodico Sede Vacante. In maniera più seria. Alcuni membri della Curia indipendenti, gli uni dagli altri, presentano delle proposte simili. Negli stessi giorni precedenti il conclave che doveva eleggere Pio XII, Monsignor Celso Costantini comincia a redigere un corposo studio su un progetto di concilio. Celso Costantini che era stato delegato apostolico a Pechino dal 1922 al 1933 a questo titolo egli era stato l'organizzatore del primo concilio plenario cinese, era dopo il 1935 segretario della congregazione della propaganda sarà creato cardinale nel 1953. A suo avviso, non si tratta di riprendere il Concilio Vaticano I incompiuto. Monsignor Costantini non giudica necessarie nuove definizioni dottrinali, ma riconosce che un nuovo Concilio potrebbe utilmente condannare le recenti dottrine razziste e altri errori. Il prelato stabilisce soprattutto al Concilio un vasto programma di riforma della Chiesa. La parola riforma ritorna sette volte nel progetto e la parola rinnovamento nove volte. Citiamole nell'ordine del testo necessità di una revisione di alcuni metodi amministrativi della Chiesa, estendere l'uso della lingua volgare nella liturgia per i paesi di missione, facilitare il ritorno dei protestanti nella Chiesa con concessioni di carattere liturgico e disciplinare internazionalizzazione della Curia romana, modifica del regolamento del conclave, revisione del breviario, del martirologio romano e del cerimoniale. La semplice enumerazione di queste diverse posizioni permette di vedere che non tutte necessitavano della convocazione di un concilio ecumenico. A chi Monsignor, Monsignor Costantini ha comunicato il suo Promemoria del 1939, l'ha consegnato a Pio XII in questa data, non sappiamo nulla in proposito. In ogni caso, Monsignor Costantini riprenderà il suo progetto dieci anni più tardi, allorché i lavori in vista di un eventuale concilio saranno iniziati su richiesta del Papa. Nel 1939 un altro prelato evoca, evoca l'idea di un concilio, si tratta di Monsignor Ernesto Ruffini, all'epoca segretario della Congregazione delle Università e Seminari. Sarà nominato arcivescovo di Palermo nel 1945 e creato cardinale l'anno seguente. Egli stesso ha raccontato come ricevuto dal nuovo Papa Pio XII ha evocato il progetto. Cito: Venti anni fa, ai piedi di Pio XII, osai invocare, ultimo tra i sacerdoti, un concilio ecumenico. Mi sembrava che fosse urgentemente richiesto dalle circostanze e che ci sarebbe stata tanta materia da trattare quanta ne ebbe il Concilio di Trento. Il venerato pontefice non rifiutò la proposta, ne prese anzi nota, come era solito fare negli affari importanti. So che poi ne fece parola a qualche prelato. Fine citazione. Soltanto dieci anni più tardi, più XII stesso evocherà l'idea di riunire un concilio. Lo fa il 4 marzo 1948, nel corso di un'udienza accordata a Monsignor Ottaviani, allora assessore della congregazione del Sant'Uffizio. La scelta non è fortuita, poiché è il Santo Uffizio a dirigere per tre anni i lavori esploratori. Monsignor Ottaviani aveva già delle idee precise in proposito. Egli fece valere presso il Papa diversi argomenti. Cito, la necessità di chiarire e definire alcuni punti dottrinali, dato il cumulo di errori che si andavano diffondendo in materia filosofica e teologica, morale e sociale. C'erano pure i grandi problemi posti dal comunismo e creati dal recente conflitto, senza dire di quelli dei metodi e dei mezzi che potrebbero essere impiegati nelle guerre future. Il codice di diritto canonico ha bisognava di aggiornamento e di riforme. In altri campi della disciplina ecclesiastica, della cultura, dell'azione cattolica, eccetera, si imponevano diversi provvedimenti. Anche per la desiderata proclamazione del dogma dell'assunta, un concilio si, rivel si rivelava quanto mai opportuno. Fine citazione. Rapidamente, il 15 marzo seguente fu istituita una commissione sotto la presidenza di Monsignor Ottaviani. Essa comprendeva sette membri. Monsignor Udal, Monsignor Dalpiaz, tre, tre, tre gesuiti, i padri Urt Kreusen e Tromp, un Benedettino Don Beste, e il padre Grendel, un religioso verbita. Ebbero luogo altre quattro riunioni: 22 marzo, 26 aprile e 31 maggio. Sembrò subito evidente che fosse necessario un lavoro da parte della commissione specializzata. In tal modo si profilò una nuova organizzazione, una commissione centrale si sarebbe incaricata di coordinare i lavori delle commissioni specializzate, che sarebbero state del numero di cinque: una commissione teologica per le materie dogmatico-speculative, un'altra commissione teologica per le materie teologico-pratiche, morale e questioni sociali, una commissione canonica disciplinare, una commissione missionaria e una commissione per l'azione e la cultura cristiana. 50 temi. Ciascuna aveva un numero importante di temi da trattare, non li rileverò tutti in questa sede, ne citerò soltanto i più salienti o significativi. 11 capitoli da trattare per la Commissione Teologico Speculativa, tra i quali le filosofie false che intralciano la fede cristiana. L'idealismo, l'esistenzialismo, la nuova agnosi, i rapporti tra il Magistero e la Tradizione, l'origine della giurisdizione dei Vescovi, gli errori sul corpo mistico, l'innerranza della scrittura e genere letterario, l'assunzione della Vergine Maria invece la dottrina della corredenzione di Maria non sembrava sufficientemente matura per farne l'oggetto di una definizione. Dieci temi per la Commissione teologico-pratica nella sua sezione morale, soprattutto le norme oggettive, le questioni morali relative alla sessualità, onanismo, continenza periodica, fecondazione artificiale, sterilizzazione e sette temi per la sezione etico-sociale della stessa Commissione, tra i quali i rapporti della Chiesa e della politica. Il diritto canonico internazionale, il totalitarismo, i diritti delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, il giusto salario, la guerra. Dieci temi per la Commissione canonico-disciplinare, tra i quali il diritto canonico per le chiese orientali, la natura dell'azione cattolica, il rinnovamento del diaconato nelle missioni e altrove, le regole del digiuno. In tempo di Quaresima, l'astinenza e il digiuno eucaristico, la semplificazione della curia, minor pompa et maior sobrietas in apparamenti preziosis se questiones se competenzie modus expeditor in processibus maior internacionalitas, l'uso del latino nella liturgia, le messe cosiddette dialogate e altro, altre forme moderne. Sei soggetti da trattare per la commissione missionaria, in particolare l'adattamento del diritto canonico ai paesi di missione, il clero indigeno nella, della sua formazione e altresì, Num expediat creare diaconos perpetuos libero saceribatu saltem ordinis minoris et tonsurati. Infine. Sei temi per la Commissione per l'Azione e la Cultura Cristiana, tra l'altro la formazione nei seminari, l'uso del latino nell'insegnamento sacro, l'incoraggiamento alle relazioni tra i teologi e gli uomini di scienza. Tra questi 50 temi presi in considerazione si notano degli argomenti nuovi, che esprimono sollecitudini nuove, ma si ritrovano anche dei temi che erano già stati segnalati dai padri Hugon e Lepissier sotto il pontificato di Pio XI. Insomma, nel 1923-1924, come nel 1948, il programma di un eventuale futuro concilio non è nient'altro che una sorta di radioscopia dei problemi e delle questioni che si ponevano alla Chiesa di questi periodi storici. Altri temi ritornano a vent'anni di distanza, è normale perché le risposte non sono state date, altri compaiono perché non se ne faceva caso un quarto di secolo prima. Nel luglio 1948 fu stabilita una lista di 36 teologi ed esperti che avrebbero potuto essere nominati in queste diverse commissioni. La scelta fu molto eclettica, contando sia teologi della Curia o insegnanti a Roma che dei professori di università cattoliche straniere, ma ogni commissione era presieduta da un membro della Curia, membro altresì della commissione centrale. Si annovererà una predominanza di gesuiti, otto, e una grande diversità di nazionalità, anche se i membri sono quasi tutti esclusivamente occidentali. Il Sant'Uffizio ratificò queste scelte durante una riunione plenaria il 9 luglio 1948, scelta confermata da Pio XII il 22 luglio seguente. Nel febbraio 49 il Papa nominò Monsignor Borgongini, Duca, nunzio apostolico in Italia, presidente della commissione centrale preparatoria, mentre il padre Pierre Charles, gesuita professore di dogmatica a Louvain, uno dei fondatori della missiologia, era stato nominato segretario. Il padre Charles giocò un ruolo chiave, anche se il suo insegnamento in Belgio lo tenne frequentemente lontano da Roma. È a lui che Monsignor Costantini presentò nel 1949 una versione corretta e ampliata del suo progetto del Concilio Ecumenico elaborata dieci anni prima. La Commissione Centrale aveva previsto l'invio di una lettera di un programma provvisorio a differenti vescovi, 65 in totale appartenenti a una trentina di differenti nazioni, per sollecitare i loro pareri. Il 6 giugno 1949, nella riunione plenaria, la Congregazione del Sant'Uffizio giudicò una tale iniziativa inopportuna, attese le attuali condizioni della società. Come nel 1924, la Santa Sede si mostrava reticente a divulgare all'infuori delle istanze in questione un progetto e soprattutto dei temi che susciteranno pareri divergenti. Pio XII approvò questa decisione. La Commissione centrale e le commissioni preparatorie non fermarono tuttavia i loro lavori. La molteplicità delle materie da trattare attraverso un eventuale concilio portò a delle divergenze in seno alla Commissione centrale. Alcuni, tra i quali il Presidente e il Segretario della Commissione centrale, avrebbero auspicato un concilio breve, dalle tre alle quattro settimane che non pretendesse di esaminare in dettaglio tutti gli argomenti considerati e che trattasse veramente soltanto gli argomenti riguardanti la Chiesa universale. Monsignor Borgongini, Duca, riteneva, cito: Il Concilio potrebbe avere come principale scopo non di trattare affari interni della Chiesa, per i quali sono sufficienti le encicliche, le Costituzioni, i Codici, eccetera, emessi dalla sede apostolica, ma di chiamare all'ovile di Pietro i dissidenti e gli infedeli eh, di tutto il mondo. Altri, più numerosi, preferivano un concilio come quelli conosciuti dalla Chiesa nel passato, ossia un concilio che duri tanto quanto gli argomenti da considerare e da trattare. Conclusione: altri mezzi. Oltre a queste divergenze espresse in seno alle commissioni preparatorie, un evento sarà stato probabilmente determinante nella decisione di Pio XII di rinunciare al progetto del concilio. Il 1950 vide la celebrazione tradizionale di un anno santo. Numerosi vescovi vennero in pellegrinaggio a Roma, direttamente o attraverso altri, più dodicesimo conobbe le loro aspirazioni, le loro aspettative, le loro inquietudini. Forse lo stato della Chiesa che gli si era allora rivelato, gli fece misurare meglio le difficoltà di un eventuale concilio ecumenico. Si aggiungerà che egli colse l'occasione di questo anno santo per promulgare due atti magisteriali importanti, l'enciclica Humani Generis, il 12 agosto 1950, su qualche opinione falsa che minacciava di rovinare le fondamenta della dottrina, e il primo novembre seguente la definizione dogmatica dell'assunzione corporea della Vergine Maria. Pio XII aveva fatto sue due proposte delle commissioni preparatorie, e continuerà così fino alla fine del pontificato, si pensi all'attenuazione delle regole del digiunio eucaristico nel 1953, all'autorizzazione delle messe vespertine nel 1957 o all'enciclica così importante sulle missioni fidei donum del 1957. Decidendo il 4 gennaio 1951 di bloccare i preparativi di un eventuale concilio ecumenico, Pio XII non ha lasciato al suo successore la premura di prenderne l'iniziativa, ha ritenuto che altri mezzi potevano e dovevano essere impiegati per giungere al medesimo scopo.